Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. L'Unione delle Camere Penali Italiane proclama l'astensione degli avvocati dagli impegni giudiziari nelle aule da oggi fino al 4 dicembre. Anche in Molise lo sciopero sarà osservato in sintonia di un'azione di lotta che diventa concreta con la manifestazione a Roma del 2 dicembre. Giuseppe Pittà. L'Unione delle Camere Penali Italiane hanno deliberato, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti dal 30 novembre al 4 dicembre 2015. Le ragioni dell'astensione e l'adesione alla manifestazione romana del 2 dicembre nelle parole del presidente della Camera Penale Distrettuale del Molise, Erminio Roberto. Le ragioni sono molteplici, è possibile riassumerle in un concetto. Quello che sta passando adesso, sia come ipotesi di riforma, sia nelle aule giudiziarie, è quello di ridurre sempre di più i diritti di difesa del cittadino, ovvero le garanzie che il codice prevede per il cittadino che è sottoposto a procedimento penale. Abbiamo assistito sia nel processo Mafia Capitale sia e pendente presso il Parlamento ad ipotesi nelle quali si pretende che il cittadino sottoposto a misura cautelare, ovvero colui che per lo Stato è ancora un presunto innocente, non possa partecipare al procedimento penale, ma debba addirittura partecipare al procedimento a distanza, non possa essere presente nell'aula di giustizia a fianco del proprio difensore, ma debba partecipare al procedimento a distanza. Questo naturalmente inficia le garanzie e la difesa dell'imputato. Abbiamo ancora come ipotesi di riforma una riforma che riguarda la prescrizione. In questo modo, allungando i termini di prescrizione, non si fa altro che tenere sotto processo un cittadino, un imputato, un presunto innocente per un tempo pressoché indeterminato e comunque per un periodo di tempo lunghissimo, il tutto in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo che invece è previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione. Stiamo ancora oggi facendo la giornata dei braccialetti perché è un'iniziativa che secondo noi deve essere portata avanti. Noi diciamo che ci vogliono più braccialetti elettronici e meno carcere nell'ipotesi in cui il cittadino possa essere controllato a distanza, anziché presso il proprio domicilio, anziché rimanere in carcere. L'alibi che si fornisce oggi è che mancano le risorse, tant'è che si cerca di tagliare persino le corti d'appello, però quello che invece noi riteniamo è che si debbano sprecare meno soldi per intercettazioni telefoniche, ovvero, inutili naturalmente, ovvero per risarcire il cittadino per l'ingiusta detenzione e si debba invece consentire a quelli che possono usufruirne di rimanere presso il proprio domicilio, sia pure con un controllo mediante il braccialetto elettronico. Torna a Campobasso il progetto di educazione stradale 2015-2016 riservato agli alunni delle quinte elementari. All'iniziativa presentata oggi hanno aderito 32 istituti comprensivi. Anche in quest'ultimo anno scolastico si torna a parlare in molte scuole dei territori delle due province di Campobasso e di Isernia di educazione stradale e lo si fa con il progetto specifico elaborato come negli ultimi anni dall'amministrazione comunale di Campobasso. All'iniziativa, che interesserà gli scolari delle cinque classi elementari, hanno aderito ben 32 istituti comprensivi per un totale di 123 classi, 60 comuni e circa 2.000 alunni. Saranno organizzati dei corsi specifici con docenti provenienti dagli uffici dei comandi provinciali dei carabinieri, della polizia stradale, della guardia di finanza e della polizia municipale. I corsi teorici, ognuno dei quali composto da 8 lezioni teoriche ed una nona a carattere valutativo, si svolgeranno nel periodo tra il 16 gennaio e il 19 marzo del 2016. Alla fine di ogni corso sarà rilasciato ai giovanissimi partecipanti il patentino di superciclista.
Il progetto, promosso come detto dalla provincia di Campobasso, è coordinato da Isidoro La Farciola dell'ufficio trasporti ed è stato condiviso attivamente dall'ufficio scolastico regionale, dai Lions Club delle due province e dall'Automobile Club di Campobasso. Intanto oggi c'è stata la presentazione del progetto e la premiazione dei lavori svolti dagli alunni sul tema La conoscenza dei segnali salva la vita e selezionati dal maestro Domenico Fratianni. Anche per questa edizione, nei mesi di aprile e maggio 2016, sono previste delle giornate conclusive a carattere pratico, volte a sperimentare concretamente la conoscenza acquisita durante le lezioni in aula. È approvata con soli due voti contrari in Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Lattanzo e Fusco Perrella che riguarda l'istituzione del garante regionale dei diritti della persona. Nella seduta odierna il Consiglio regionale, con il solo voto contrario dei due consiglieri del Movimento 5 Stelle, Manzo e Federico, ha approvato la proposta di legge numero 67, predisposta e sottoscritta dai consiglieri regionali Nunzia Lattanzio ed Angiolina Fusco Perrella, concernente la istituzione del garante regionale dei diritti della persona. Una figura istituzionale importante a tutela delle fasce più deboli. Si introduce così un nuovo modo di intervenire a tutela dei minori d'età, a tutela dei cittadini ma anche delle persone ristrette in regime detentivo. La funzionalità e l'operatività di questo ufficio dipenderà tanto dalla sua organizzazione interna e dalla persona che noi in Consiglio regionale andremo a designare ed eleggere come autorità garante dei diritti della persona nella regione Molise. I costi sono sicuramente inferiori rispetto a quelli che avremmo sopportato se avessimo istituito tre uffici, ma non è questo importante. Io penso che la tutela dei diritti della persona non abbia prezzo, quindi conto moltissimo nella scelta, appunto tutto sulla scelta. Spero che il Molise faccia bene come hanno già fatto molte altre regioni d'Italia, individuando persone di profilo altissimo. La norma che prevede e delinea la figura del è una norma molto rigida, quindi i requisiti sono importantissimi, sono fissati in maniera molto seria, quindi persone preparate e motivate. Il Molise è continuamente esposto ai rischi idrogeologici, un ambiente naturale fragile ancora privo di un'oculata attività di prevenzione da frane e alluvioni. I continui cambiamenti del clima sulla terra mettono in crisi il sistema idrogeologico nazionale e la prevenzione è ancora sempre insufficiente. Ogni anno in Italia sono spesi 8 miliardi di euro per riparare i danni. Salvaguardia del territorio, sicurezza, salute e ripresa occupazionale devono essere coniugate assieme. Dissesti naturali, frane, allagamenti di campagne e viabilità sempre più frequenti e condotte idriche non potabili sul litorale costiero hanno messo a repentaglio il Molise la scorsa settimana e l'inverno non è ancora iniziato. I sindacati criticano le scadenti misure di pianificazione nelle due province, gli interventi di messa in sicurezza di corsi d'acqua, invasi, abitazioni e terreni, di miglioramento della viabilità provinciale, comunale e interpoderale, di prevenzione dei rischi idrogeologici al quale il Molise è molto soggetto. Occorrono, secondo le forze sindacali, benefici economici europei, investimenti pubblici e orientamento delle iniziative dei privati. Il tutto in un quadro di azioni da condurre nel corso degli anni a protezione del territorio naturale, con effetti positivi a cascata sull'occupazione. Le organizzazioni sociali sono però preoccupate in loco per i fondi europei non utilizzati e che a fine anno tornano indietro, protezione civile smantellata, l'azienda Molise Acque dall'incerto futuro, gli operai precari dell'ANAS senza rinnovo del contratto, la dispersa professionalità della Polizia Provinciale che in passato si è occupata di ambiente ed ancora dello sviluppo rurale rimasto negli ambienti politici che contano a Palazzo Vitale solo pie intenzioni. Tutti i cittadini di Trivento alla fiaccolata per ricordare l'impegno della loro compaesana, la dottoressa Rita Fossaceca, uccisa barbaramente in Kenya durante una rapina. Numerosi gli attestati di stima e riconoscenza per una persona che ha fatto della sua vita la missione per i più poveri del mondo.
La comunità di Trivento si è stretta attorno a Rita Fossaceca, una di loro, una persona splendida che ha dedicato tutta la sua vita nel compito difficile ma importante della cura e dell'attenzione per gli altri, soprattutto i bambini di una delle zone più povere del mondo. La dottoressa uccisa barbaramente durante una rapina in Kenya è stata ricordata da tutti i cittadini di Trivento con una fiaccolata che ha attraversato le vie del paese. Tanta la commozione per questa loro compaesana che aveva scelto la strada della solidarietà, preferendola alle facili illusioni del mondo moderno, quello che racconta soltanto di spinte individuali e percorsi personali, cancellando l'attenzione per le fasce deboli e per i più bisognosi. Rita Fossaceca svolgeva il suo compito di medico a Novara, ma ciclicamente abbandonava il suo lavoro quotidiano per recarsi in Africa, dove svolgeva un compito ancora maggiore, quello di aiutare concretamente gli altri. La fiaccolata è il segno tangibile della vicinanza dei triventini che salutano la loro Rita, i cui funerali si svolgeranno nei prossimi giorni a Novara. Intanto, già a 24 ore dal tragico evento in Kenya, le forze di polizia hanno arrestato il mandante, gli autori dell'omicidio e della rapina. Consueto appuntamento natalizio a Isernia con la società cooperativa LAI Lavoro Anch'io, un'iniziativa che rinnova l'attenzione per i prodotti artistici ed artigianali realizzati dai soci. Presenti il vescovo della diocesi di Isernia Venafro, Camillo Cibotti, il presidente della LAI, Nino Santoro, e il commissario del comune di Isernia, Vittorio Saladino, intervistati da Michele D'Alessio. Sentiamo. Eccellenza, venire in questa casa e visitare questa famiglia fa bene al corpo e allo spirito. Hai già detto tutto, è vero, anche perché qui scopriamo come la solidarietà esprima quella carità che ognuno tiene spesso prigioniera nel proprio cuore, e quando si esprime nei confronti di questa realtà produce dei frutti straordinari. Questi ragazzi non solo sono capaci di produrre manufatti, ma ti riempiono il cuore della loro gioia e del loro sorriso. Io penso che non c'è un investimento migliore di questo. Che augurio possiamo fare a questi ragazzi? Beh, intanto di continuare così. Insieme con loro vorrei fare l'augurio a tutta la cooperativa, ai loro genitori, e vorrei fare un augurio molto più specifico alla società in cui viviamo, di non dimenticare queste realtà, perché sono realtà che valgono il segno della nostra umanità. A proposito di dimenticare, vogliamo rivolgere un pensiero a chi in questi giorni ci ha lasciato ed era un benemerito di questa casa. Ma Giorgio Cristina non è stato solo il benemerito, ma il fondatore. E quindi il pensiero nostro non è un pensiero, come diceva Sua Eccellenza prima, del passato o di tristezza, è un pensiero di consapevolezza che quello che abbiamo fatto nei 16 anni che sono passati sarà ciò che faremo per sempre, ma proprio per sempre, su quello che ha costruito Giorgio Cristina. Questa integrazione, questa inclusione sociale e questo dare la possibilità alle famiglie di sentire, di avere, come dire, uno spiraglio nella propria vita. Quando hanno questo problema possono venire qui e i loro figli possono stare qui con noi per tutta la giornata e tornare a casa con serenità. Commissario, ci sono tante cose belle a Isernia, questa ne è una. Questa è una realtà che fa onore a Isernia, perché l'accoglienza, la solidarietà si vede concretamente. Il Comune contribuisce per la sua parte perché ha dato finanziamenti sia per la mensa sia per l'associazione, però il lavoro in modo particolare che è al centro di questa associazione li distrae dalla loro disabilità. Il lavoro crea, infatti oltre ai manufatti noi gli abbiamo dato anche delle commesse come le targhe delle vie cittadine, quindi è una realtà dove veramente si mette a frutto l'esperienza di questi ragazzi. Questi si sentono coinvolti, gioiscono di questo discorso di essere partecipi di un processo lavorativo che magari potesse essere esteso anche a altre realtà. Oltretutto sono degli artisti in erba molti di questi ragazzi. Sì, loro fanno anche delle fornelle, li dipingono, ripeto, loro si sentono coinvolti in questo lavoro e lo fanno con gioia. Quello di essere soprattutto considerati come persone indipendentemente dalle disabilità che hanno. Di questo si fa carico un'associazione meritevole anche del nostro contributo.
Cambiamo argomento, la situazione politica del comune della provincia di Isernia, le dimissioni da sindaco di Luigi Brasielo, la caduta del consiglio comunale, la nomina del commissario prefettizio, l'elezione del nuovo presidente della provincia Lorenzo Coia. Ne parla Michele D'Alessio, l'ex consigliera comunale Biciantonelli. Come si vede, quello che è successo al Comune di Isernia, lei si è battuta perché voleva che non si commissariasse il Comune e poi i successivi sviluppi anche alla provincia. Allora, un periodo di calma più che di stasi, perché il lavoro ci prende e continuiamo a fare le attività che abbiamo sempre fatto. Io ho sostenuto che si dovesse continuare l'amministrazione perché non volevo che l'Isernia fosse amministrata da un commissario per la terza volta in 4 anni. Per quanto riguarda la provincia, ho fatto personalmente i miei auguri a Lorenzo Coia, che è una persona molto valida, capace, oltre che un amico, e spero che possa far bene. Luigi Brasiello ha fatto il suo lavoro da sindaco, lo ha fatto secondo alcuni bene, secondo altri meno. Io l'ho sostenuto e l'ho fatto fino in fondo perché aveva fatto una scelta politica all'inizio e alla quale ho tenuto fede, insomma io sono abituata a ragionare in questo modo. Ma si poteva evitare questa fase? Secondo me si doveva evitare, un'opinione personale della quale ovviamente mi assumo il bene e il male, insomma le conseguenze positive e negative. Io ritenevo che non fosse opportuno giungere a questo punto. Per il futuro? Il futuro è da venire, vediamo che succederà. Io spero di potermi impegnare di nuovo nell'interesse della città, per la quale ho fatto tutto quello che era nelle mie capacità, nelle mie facoltà fare. Spero di poter continuare a farlo, vedremo, insomma, al momento non si può dire nulla. Questa esperienza al Comune cosa le ha insegnato, cosa le ha lasciato? Mi ha arricchito molto, ho conosciuto molte persone straordinarie, ho conosciuto meglio i cittadini, ma soprattutto, come dico spesso, ho conosciuto meglio la mia città, perché si fa presto a dire sono di Isernia, però viverla in un certo modo, partecipare alla sua vita, alle sue vicende più profonde è una cosa che arricchisce molto. A Campobasso da oggi un'importante novità alla campagna Amica della Coldiretti, uno stand per l'acquisto delle produzioni provenienti dall'Istituto Agrario di Viale Manzoni nell'ambito del progetto Scuola Senza Sbarre, che ha coinvolto alcuni detenuti della cassa circondariale del capoluogo. Il progetto è uno di quei progetti ambiziosi che si sviluppano in direzione di una collaborazione proficua tra scuole ed istituzioni per valorizzare un nuovo inserimento dei detenuti nella società. Parliamo di Scuola Senza Sbarre, che ha coinvolto l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Campobasso, la Casa Circondariale del Capoluogo e la provincia presieduta da De Matteis. Il senso dell'iniziativa ha permesso ad alcuni detenuti di occuparsi del vigneto e del frutteto, operando nell'azienda agricola gestita dalla scuola, dotata di una serra didattica, dove in inverno vengono messe a dimora varie specie di semi, di ortaggi e fiori. Da oggi intanto da tutto questo impegno scaturisce una novità significativa. Nella piazza principale di Campobasso, di fronte al municipio, nell'ambito della campagna Amica della Coldiretti, si trova uno stand apposito allestito per la vendita delle produzioni dell'Istituto Agrario, frutto del lavoro anche dei detenuti, che sono tra l'altro organizzatori presenti del medesimo spazio di vendita. Un modo ottimo per favorire l'integrazione sociale dei detenuti attraverso il rilancio dell'agroalimentare, puntando sulla produzione a chilometro zero, un modus operandi che interpreta concretamente il concetto della filiera corta, continuamente sostenuta dalla Coldiretti del Molise, perché capace di garantire ai consumatori la freschezza dei prodotti senza costi aggiuntivi, rappresentando la tipicità del territorio. Interessante infine ricordare che la stessa scuola, per il progetto Scuola Senza Sbarre, un paio di mesi fa, il 25 settembre, è stata insignita di un importante riconoscimento nell'ambito della manifestazione Oscar Green 2015. Cambiamo argomento. Resta alta l'attenzione per la salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità. Crescono le adesioni al Comitato Unitario. Oggi un nuovo incontro nel Tribunale del Capoluogo. Vediamo.
Adesioni ed unità sono tra le condizioni fondamentali per portare sul tavolo del ministro Orlando la conservazione della Corte di Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità. Un percorso non semplice dopo la paventata soppressione ipotizzata dai vertici nazionali, ma questo il Comitato Unitario, costituitosi poche settimane fa per tutelare l'importante presidio giudiziario molisano e tutti gli uffici ad esso collegati, lo sa. Ed in virtù di questo si sta tentando il tutto e per tutto affinché si scongiuri definitivamente il pericolo della cancellazione del Tribunale di secondo grado del capoluogo. Le proposte vertono soprattutto sull'eventuale accorpamento con le aree del Sannio e della Daunia, nonostante ci siano diversi aspetti di cui tener conto, non solo a livello di geografia giudiziaria, ma anche di volontà. E di questo si è discusso nell'incontro odierno del Comitato nel Palazzo di Viale Elena a Campobasso, e dal quale hanno preso parte numerosi rappresentanti di ordini professionali, di categorie ed associazioni del territorio, anche in rappresentanza dei cittadini. Ampliare il bacino di utenza con riferimento alla realtà, appunto, Tribunale di Benevento, eventualmente il Tribunale di Lucera o comunque, appunto, altre soluzioni di Vasto e Chieti, cioè ampliare la Corte d'Appello attraverso un bacino di utenza, nel senso che oggi come oggi non raggiungiamo la soglia. Se invece c'è questa disponibilità e si amplia quindi con accorpamento di altri uffici giudiziari, io ritengo che possa essere fatto. L'obiettivo primario è che questa Corte d'Appello rimanga attraverso una ampliamento del bacino di utenza per tutti gli effetti devastanti che si creerebbero nel caso di soppressione. Si continua dunque a lavorare sul fronte dell'accorpamento, disponibilità dalla vicina area pugliese, a ribadirlo l'avvocato Giovanni Tucci del Foro di Foggia in rappresentanza del Comitato per la salvaguardia dei presidi della Capitanata. Noi già da diverso tempo abbiamo avuto numerosi contatti sia con l'Ordine di Campobasso sia anche con l'allora Presidente della Corte d'Appello, il dottor Infantini, per cercare di unire le forze per ovviamente ridurre gli scempi che questa riforma della geografia giudiziaria ha creato e continua a creare non soltanto a noi avvocati ma anche all'utenza, a chi ha bisogno di giustizia. Noi ovviamente auspichiamo che si possa nascere, diciamo, una collaborazione fattiva che possa portare a sicuramente un ripristino di quelle che sono le esigenze di legalità di un territorio come quello della provincia di Foggia, che ad oggi è martoriato da fenomeni anche gravi di criminalità, e che possa portare anche a uno snellimento del servizio giustizia che oggi noi vediamo completamente paralizzato per questi tagli indiscriminati. Noi ovviamente abbiamo già purtroppo subito il taglio come Tribunale di Lucera, che è un tribunale anche molto grande, soprattutto anche come volume di contenzioso e come circondario. Noi ovviamente previa quella che possa essere la salvaguardia o anche addirittura il ripristino del nostro vecchio presidio di giustizia, noi già possiamo dare in linea di massima la nostra disponibilità affinché anche un'altra istituzione come la Corte d'Appello di Campobasso e con tutte le altre istituzioni collegate, Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza, possano essere, diciamo, salvaguardate anch'esse. Il sindaco di Trivento, Domenico Santorelli, ha indetto per il 7 di dicembre, lunedì, giornata di lutto cittadino, data in cui si svolgeranno i funerali della dottoressa. Anche il precedente sindaco del comune di Campobasso, Valerio Luigi Di Bartolomeo, è entrato in questa diatriba e vediamo cosa ha detto ai microfoni di Giuseppe Pittà. I genitori sono venuti al Consiglio Comunale, sono preoccupati, c'è un fermento, dobbiamo dirlo. Ecco, la risposta dell'amministrazione attuale è stata quella che tutto è a posto. Un suo pensiero. Allora, intanto la ringrazio per aver ricordato, io sono stato l'unico sindaco d'Italia a non aprire le scuole, a non chiuderle, perché manifestavano tutta una soluzione di debolezza, quasi tutte quante. In relazione a quella chiusura, qualcuno dell'opposizione di oggi fece anche opposizione al Tribunale, tant'è che sono stato chiamato per interruzione di pubblico servizio. Io dissi al magistrato, vabbè, chiedete al prefetto di aprirle perché io non le apro, se non otterrò un finanziamento per fare almeno l'agibilità. Allora, via Crispi, per tornare alla domanda sua, avevamo avviato tutto
tutte le pratiche perché avesse almeno l'agibilità. E avviammo una serie di miglioramenti sulla Crispi e ci sono stati. Un finanziamento l'abbiamo dirottato sulla scuola materna, ho chiuso la presidenza della Crispi, ho chiuso la palestra della Crispi che era, attenzione, avviai una manifestazione di interesse per spostare pure i ragazzi, perché quei lavori che si sarebbero dovuto fare in virtù di un finanziamento di 280 milioni avevano bisogno di avere la scuola libera, e avviai una manifestazione di interesse e trovai pure le risposte. Ci avrebbero ricostruito tutta la scuola, ci avrebbero dato pure dei soldi perché il valore era molto alto, e l'opposizione fu proprio da loro, da Battista e compagni, Massa e tutti i resti, che c'erano da fare affari. Poi gli affari erano tutti imprese più o meno vicino a loro, Zurlo, che si vede ancora oggi, e tutto il resto, voglio dire, e fu fermata quella cosa. Però per intanto un miglioramento sulla vulnerabilità sismica fu fatto. Quella scuola oggi non è tra le migliori, voglio dire, sismicamente, però consente un certo grado di sicurezza, altrimenti avrei chiuso pure quello. Che l'amministrazione si debba muovere, e lo deve fare, perché comunque è una scuola che ha bisogno di essere sostituita. Cambiamo argomento: salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità. Speranzoso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, vale a dire di Demetrio Rivellino. Vediamo. Adesioni ed unità sono tra le condizioni fondamentali per portare sul tavolo del ministro Orlando la conservazione della Corte di Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità. Un percorso non semplice dopo la paventata soppressione ipotizzata dai vertici nazionali, ma questo il comitato unitario costituitosi poche settimane fa per tutelare l'importante presidio giudiziario molisano e tutti gli uffici ad esso collegati lo sa. Ed in virtù di questo si sta tentando il tutto e per tutto affinché si scongiuri definitivamente il pericolo della cancellazione del Tribunale di secondo grado del capoluogo. Intanto nella commissione che si sta occupando della nuova geografia giudiziaria ha nominato un rappresentante dell'avvocatura, un punto di riferimento per rinnovare le aspettative, come spiegato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino. Un componente del Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato Logrieco, è stato nominato dal ministro all'interno della commissione che si sta interessando della geografia giudiziaria. E quindi adesso a pieno titolo siamo anche noi rappresentati nella commissione. Ovviamente noi attraverso il nostro rappresentante faremo valere quelle che sono le aspettative. Le aspettative sono quelle di una, ovviamente, rinuncia a questo progetto scellerato di sopprimere la Corte d'Appello, però allo stesso momento non ci fermiamo solo ad una contestazione, ma andremo a fare delle proposte, cioè allargare il distretto di Corte d'Appello. I colleghi del ex foro di Lucera, tribunale soppresso, che sono stati sempre interessati a poter aspirare ad entrare a far parte del distretto della Corte d'Appello, ma ciò presupporrebbe la ricostituzione del tribunale di Lucera. C'è anche la prospettiva di allargare al territorio abruzzese, all'Alto Vastese, comunque di proporre a quell'avvocatura, a quella magistratura, a quei cittadini di in qualche modo essere accorpati alla Corte d'Appello di Campobasso, il Basso Lazio, il Beneventano, insomma noi non siamo fermi a contestare, ci muoviamo. Quello che fa piacere a me oggi, deve far piacere a tutti, è che tutti i cittadini erano rappresentati, sono rappresentati in questo comitato. Il problema finalmente è stato percepito da tutti, non è un problema degli avvocati o dei magistrati, è un problema del Molise e dei cittadini di Campobasso, di Isernia e di tutti i paesi che in qualche modo hanno a che fare col sistema giustizia. Il Molise non dimentica la sciagura mineraria Monongah negli Stati Uniti. 108 anni fa trovarono la morte 361 minatori, 87 dei quali emigrati partiti dal Molise. Vediamo. Il 6 dicembre del 1907 negli Stati Uniti a Monongah avvenne il più grande disastro minerario della storia recente. Vi perirono 361 minatori, 171 dei quali italiani, 87 di essi molisani di Duronia, Frosolone, Torella, Fossalto, Pietracatella, Bagnoli del Trigno e Vasto Girardi, che avevano lasciato i loro paesi in cerca di lavoro e dignità in America.
A 108 anni da quella tragedia i cristiano-sociali sentono il dovere di ricordare quegli uomini, molti di loro giovani, che emigrarono per inseguire un sogno e mantenere economicamente in vita le loro famiglie in Italia. Il Movimento Regionale pensa a tutte quelle persone che ancora oggi, che vivono lontani dalle loro terre, a quei molisani sparsi in centinaia di migliaia nel mondo che pur vivendo distanti conservano il legame con le loro origini, tramandando anche a figli e nipoti quel filo conduttore che li legherà al loro paese. La Regione Molise il 30 giugno di quest'anno ha istituito la giornata dell'emigrazione nel mondo, intitolandola al padre missionario di Jelsi, Giuseppe Tedeschi, e prevedendola il 6 dicembre di ogni anno in ricordo dei 361 caduti nella miniera della Virginia dell'Ovest. Un evento per conservare nella memoria la storia dell'emigrazione molisana. Una delegazione dei cristiano-sociali seguirà le manifestazioni programmate proprio domani nel paese d'origine di padre Giuseppe Tedeschi, torturato e ucciso a Buenos Aires dai militari di destra. Augurandoci tutti che dalla strage sul lavoro più devastante degli Stati Uniti spinga le istituzioni preposte a costruire percorsi di integrazione sociale e di rispetto dei diritti umani, a partire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.